Ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, come va? Spero bene. Allora, oggi voglio mostrarvi una routine completamente di Phytophilos. Allora, se non conoscete Phytophilos, dubito fortemente, ma vi do un accenno, è un marchio italiano che tratta di fitocosmesi naturale. Infatti loro creano dei prodotti naturali che sono eco-friendly, cruelty free, quindi per tutti coloro i quali si vogliono indirizzare sulla linea del green, Phytophilos è la scelta giusta. Sapete, è da un bel po' che io utilizzo Phytophilos, infatti vi ho fatto vedere delle routine specifiche in cui utilizzavo i loro prodotti e soprattutto quando utilizzavo gli impacchi di erbe ayurvediche, perché bene sì, loro oltre a prendersi cura del corpo, del viso, perché hanno creato dei prodotti appositamente per il corpo, per il viso e soprattutto per i capelli, hanno anche questa vastissima varietà di erbe ayurvediche che a mio avviso sono miracolose, sono pazzesche, quindi sia per la cura che per il benessere del capello, ma anche per la colorazione, perché ebbene sì, ci sono proprio delle erbe che vanno a colorare o in qualche modo dare delle nuance, quindi in base al colore che scegliete, i vostri capelli, quindi in modo, tra l'altro, in modo naturale, questo c'è da specificare. Allora, io ho già preparato i due impacchi che utilizzerò, perché li vado a mixare insieme, ma prima andiamo a fare il lavaggio, quindi laverò i capelli, perché solitamente gli impacchi si applicano su capelli detersi, quindi capelli puliti, quindi andrò ad utilizzare shampoo e balsamo della nuova linea che vi farò vedere a breve. Utilizziamo poi l'impacco, lo applichiamo insieme, lo terrò in posa e infine proseguiamo per lo styling. Quindi vi ho dato un po' quello che sarà il plan del video e spero che appunto il video vi piaccia, che vi tenga compagnia. Se avete delle domande di qualsiasi tipo potete lasciarmi tutto nei commenti, altrimenti potete indirizzare anche le vostre domande direttamente a Phytophilos per quanto riguarda il canale su Instagram. Non voglio perdermi in altre chiacchiere, voglio iniziare, vi mostro i prodottini che utilizzerò e soprattutto gli impacchi, li andiamo a mixare. I prodotti che utilizzerò sono appunto quelli della nuova linea Ricci di Phytophilos, che è appunto in linea con il Curly Girl Method. Effettivamente loro hanno tantissimi altri prodotti che sono compatibili con il Curly Girl Method, però questi appartengono esclusivamente alla linea Ricci. Nello specifico utilizzerò shampoo, balsamo e booster, questo con idroestratto bioattivo di spirulina e Gond Katira. Un mix pazzesco per i ricci, perché dà tantissima elasticità, che è quella di cui abbiamo bisogno soprattutto noi ricce, molta idratazione e soprattutto tanta definizione. Utilizzerò anche poi un altro prodottino per quanto riguarda lo styling, ma ora vi mostro i due impacchi e poi ci trasferiamo in bagno, così ci diamo una mossa. Allora, ecco qui i due impacchi, vedete, hanno un colore diverso. Questo è l'impacco anticrespo e questo è l'impacco Ricci. Poi dopo, quando vado ad applicarlo, vi spiegherò meglio nel dettaglio gli ingredienti che ci sono all'interno e le loro funzioni. Io l'ho lasciato riposare il tempo appunto per permettergli la giusta idratazione, nello specifico l'impacco per i ricci 2 ore, mentre l'impacco anticrespo almeno 6 ore. Procediamo con il tutto. Capelli, un attimo, due opinioni sui prodotti. Allora, lo shampoo mi piace tantissimo, fa una bella schiuma, l'avete visto,
quindi lava bene in profondità nonostante quindi sia un low poo, quindi è veramente ottimo. Tra l'altro anche l'odore, nonostante ci sia la spirulina, che se l'avete utilizzata potete immaginare, solo che penso, immagino l'odore della spirulina sgradevolissimo, poi se qualcuno lo trova piacevole fatemi sapere, ma comunque nonostante, dicevo, questo abbia spirulina all'interno, l'odore è meraviglioso, quindi mi piace tantissimo, pulisce bene in profondità ma è super delicato allo stesso tempo. Il balsamo invece è molto districante, quindi nonostante io avessi i capelli già pettinati, però proprio li senti subito idratati, senti subito semplici, facili da districare ed è super leggero, quindi questi due prodottini per me approvatissimi. Quindi abbiamo detto, questo è l'impacco anticrespo, ho fatto una bella quantità anche perché vorrei darla poi a mia mamma nel caso sia troppa, e questo invece è l'impacco per i ricci. Le miscele si fanno sempre separatamente quando poi si vogliono unire, perché ognuno ha bisogno della sua idratazione. Io ora vado ad unire l'impacco ricci, che anche questo contiene spirulina all'interno, vedete? All'impacco anticrespo. L'impacco ricci è ideale per donare elasticità e forza ai capelli ricci. Io li ho provati entrambi anche da soli e sono miracolosi. A base di spirulina, quindi anche qui Altea rosa damascena, che aiuta un po' a dare un odore più piacevole, piantagine, semi di lino e gold katira. Quindi dona idratazione e nutrimento al capello. Mentre l'impacco anticrespo è ideale per idratare, nutrire e condizionare i capelli crespi e ribelli, a base di Altea meravigliosa, Baobab meraviglioso, fino greco meraviglioso, Zizifus Cachur Sugandi, quindi sono brava con queste letture, rosa damascena e gold katira. No, vedete che sto per fare? Mi metto questo perché ho paura di sporcarmi. Questo è un grembiule che regalai ad Alfredo. Non perché non si tolga, però avendo un pantalone molto chiaro preferirei non rovinarlo. Quindi andiamo. Allora, ripettino i capelli, faccio vedere come sono morbidi. Allora vado, procedo in sezioni, quindi parto da dietro. Ok, ci siamo. Un po' di impacco e andiamo. Io lo applico e poi faccio una sorta di torcion, così da avere capelli meno ingombranti. Allora non lo so se si applica con un pennellino o qualcosa, può essere, ma ne facciamo un'applicazione prettamente casalinga. Ok, e così proseguo su tutti i capelli.
aver diviso, diciamo, i capelli in sezioni e applicarlo e applicato il prodotto in varie sezioni, ne prendo un altro po' e lo vado a massaggiare anche sulla cute, quindi diciamo qui. Perché fondamentale è la cute, quindi lo metto qui, così. A questo punto leggo i capelli, metto un altro po' anche sulle punte, ok. Uno, ok, quindi sulle punte leggo i capelli, metto una pellicola, lascio in posa almeno 30-35 minuti e poi risciacquiamo e vi faccio vedere il tutto. Eccomi, allora ho tenuto in posa un bel po' l'impacco, lo vado a risciacquare bene benissimo, sto lì un bel po' di tempo. In più, per aiutarmi a pulire bene la cute, per evitare che ci siano residui di erbetta tra i capelli, vado ad utilizzare il, non questo, eccolo questo, il co-wash, perché sembrano molto simili dati dal pack, però utilizzo il co-wash districante. Questo è meraviglioso, è uno, forse l'unico co-wash che io personalmente riesco ad utilizzare, perché ho i capelli sottili e solitamente il co-wash mi appesantisce tantissimo i capelli. Questo invece no, tra l'altro mi dà anche un bellissimo volume. Quindi vado a sciacquare i capelli, utilizzo un po' di co-wash che ha dei piccoli micrograndi all'interno, vi faccio vedere. Vedete? Ha questi piccolissimi, oddio, ha questi piccolissimi microgranuli, così. Quindi vado a massaggiare bene la cute, risciacquo e poi ci ritroviamo qui per lo styling. Ci metterò un bel po' di tempo per risciacquare. Ok, fatto. Quindi ho sciacquato bene l'impacco, ho applicato il co-wash, qui mi si è sciolto un po' il trucco e ora passiamo allo styling. Allora, per lo styling utilizzerò due prodottini in combo, ovvero il primo che è il booster, che è appunto il gel nuovo, appunto della linea nuova, che è un gel dalla consistenza non appiccicosa, abbastanza liquidino ma non troppo, che ti dà una tenuta abbastanza morbida. In realtà, secondo me, la sua morte è abbinato alla mousse, perché ti dà più consistenza, secondo me. Poi non lo so, è anche un parere personale, io sono più abituata ad utilizzare i due prodottini insieme. Allora vado, questa è la consistenza, quindi denso ma neanche tanto. Anche qui l'odore, devo dire la verità, è veramente ottimo, e vado a distribuirlo così, in modo molto riccio, quindi così. Ok, a questo punto non utilizzo spazzole, non vado a dividere in sezioni, vado ad applicare la mousse facendo un bel po' di scrunch e poi asciugo i capelli, faccio vedere. Quindi con la testa abbassata vado ad utilizzare la mousse, questa tenuta forte. Un 3-4 pump e vado
l'applico sia prima con le mani, così, e poi faccio nello scotch. Dopo aver applicato la mousse e il gel, vado con il phon e il diffusore ad asciugare e ci vediamo qui al risultato finito. Siete pronte? Allora, li scuoto un po', ho appena finito di asciugarli. E questo è il risultato finale. Bellissimi. Sono forse ancora leggermente umidi. Vi faccio vedere anche dietro. Sono bellissimi. Super morbidi, super voluminosi. Avete visto, nonostante io abbia utilizzato gli impacchi che sono super idratanti, il co-wash che solitamente potrebbe appesantire la cute, il risultato resta comunque super, super, super voluminoso. Ve li faccio vedere da vicino. Eccoli, considerate che non ho utilizzato spazzole, non ho utilizzato nulla, i capelli sono super idratati, luminosi, no, vabbè, pazzeschi. Eccoli, metto qui come sono solita portarli. Quindi questo è il risultato finale. Mi piace tantissimo come mi piacciono tutti i prodotti di Fitofilos. Questi della linea nuova sono pazzeschi e si vede, si sente proprio che sono ideali e adatti per i capelli ricci, per non parlare poi delle erbette che, come vi dicevo, sono miracolose. Allora, questo quindi è il risultato finale. Nell'info box vi lascio tutti i prodotti che io ho utilizzato. Se volete acquistarvi, vi rimando al sito di Fitofilos, così lì potrete vedere tutti i rivenditori fisici e online che vendono appunto i loro prodotti, perché purtroppo non hanno uno shop online. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia aiutato nella scelta dei prodotti. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.